L'Aquila batte 2-1 lo United Riccione e allo stesso tempo riceve un bel regalo da Campobasso. Ora le distanze si riducono ulteriormente portando Cappellacci e i suoi ragazzi a solo 2 punti dalla battistrada molisana. Il match è risultato durissimo, con gli Emiliano Romagnoli usciti dal campo a testa altissima dopo una prestazione davvero di livello. Alla fine il Gran Sasso d'Italia può sprigionare la sua gioia per un finale di torneo tutto da raccontare. L'Aquila parte bene, col piede completamente schiacciato sull'acceleratore e al quarto minuto la sblocca col suo uomo migliore, Banegas. Il 10 scappa via sull'out di destra dopo l'ottimo servizio di Alessandretti. L'argentino appoggia il centro nel cuore dell'area, poi sul corto rinvio decide di mettersi in proprio. Col mancino trova l'angolino e mette in rete il suo 16° sigillo stagionale. L'Aquila 1, Riccione 0. Dopo 5 minuti il Riccione si guadagna un piazzato dal limite. Sul pallone va l'esperto Maio col solito sinistro. Michelin conferma il suo stato di forma splendido spedendo in angolo. Il gol del Riccione arriva comunque al 19°, ma la sfera sul cross dalla destra varca la linea di fondo e allora tutto fermo sulla tempestiva segnalazione di Cordeddu di Cagliari. Nel minuto successivo un rilancio favorisce la folata di Marchegiani, ma il 9 aquilano col destro non trova lo specchio della porta avversaria. L'Aquila è sorniona e al 38° può tentare la sortita offensiva con l'ottimo scambio tra Marchegiani e Banegas. Quest'ultimo controlla bene il pallone, ma sul più bello Ramirez si immola evitando il doppio svantaggio. Da qui al 47° nessuna emozione caratterizza gli ultimi minuti di gara. Rodigari manda i 22 negli spogliatoi per un tè caldo che torna di moda dopo settimane di intensa calura. Lo United Riccione parte meglio portando pressione alla difesa rossoblu che con molto affanno si rifugia in angolo. Al 9° minuto, proprio da corner, gli Emiliano Romagnoli pareggiano i conti. Sul secondo palo Maio è bravo a fare sponda per Siku che solo soletto appoggia di testa in rete il gol dell'1-1. Padroni di casa che provano subito a ribaltarla, ma da corner battuto da Banegas Marchegiani non trova l'impatto col pallone dopo un'acrobazia. L'Aquila non demorde e al 19°, grazie a una super giocata di Di Santo, mette di nuovo la freccia del sorpasso, dribbling secco del 16 e palla all'angolino col destro. Rossi si distende come più non può, ma la palla passa ugualmente e si insacca. Il Riccione è pericoloso, soprattutto da piazzato. Stavolta non è Maio a far correre brividi a Michelin, ma un colpo di testa di Samb, che imbeccato da Caponi svetta più alto di tutti, senza però riuscire a trovare lo specchio della porta. Girandola di cambi per entrambe negli ultimi 10 minuti di gara, con Costa Ferreira e Alessandro che vanno a formare il tridente insieme a Banegas, il tutto per tentare di chiudere un match davvero complicato. Poi al 44° si fa male anche Banegas, allora Cappellacci concede spazi a Modesti per schermare le ultime folate degli ospiti. Al minuto 47 Riccione va vicinissimo al pari, prima con Samb contratto da Brunetti, poi sul corner seguente con Matteucci che sul secondo palo indirizza verso l'incrocio, ma la traversa salva i rossoblù. Riccione che si dispera poco dopo, al minuto 49, quando la bandierina di Rusu azzera la conclusione a rete di Samb per posizione irregolare. L'ultima emozione arriva qualche istante prima del triplice fischio, quando Soumaoro in acrobazia procura l'ennesima fibrillazione ai supporters aquilani, che poco dopo possono far esplodere la propria gioia. L'Aquila accorcia ancora sul campo basso, che in contemporanea non supera lo scoglio notaresco. Appello ai naviganti, allacciate le cinture per questi ultimi 180 minuti nel girone F di Serie D, è ancora tutto in bilico.